Oggi per Storie di Motestate incontriamo Davide Conte, attuale leader della categoria più chiacchierata, la 300, che al suo terzo round ha fatto il tutto esaurito. Sì, ciao a tutti intanto. Beh, è una categoria difficilissima, questo lo possiamo dire, perché c'è sempre una concorrenza molto agguerrita, e però è divertente. Secondo me è la categoria più divertente di tutte, e quest'anno stiamo facendo vedere anche con il mio team Extreme Racing Service che stiamo attuando un ottimo lavoro con Dunlop, e bene che siamo in testa alla classifica. Continuiamo così, ecco. Ecco, Davide, nonostante la faccia pulita, si trasforma in pista. Pilota aggressivo che non lesina anche i contatti fisici. Sì, è capitato qualche volta quest'anno, però come dicevo prima la concorrenza è molto agguerrita, quindi ne prendo molte di botte, ogni tanto tocca anche darle, ecco, però sempre nel rispetto di tutti e finora grande divertimento. Con Dunlop hai raccolto una sfida importante, sei infatti il primo pilota in Italia ad attaccare il feudo nella 300 della storica Pirelli. Sì, Dunlop si è, anche grazie a Bruno, comunque si è affidata a me e io sono molto contento di questa cosa qua. Noi stiamo lavorando veramente tanto, loro ci stanno mettendo un impegno veramente incredibile e piano piano i risultati stanno venendo fuori, quindi io non posso che ringraziarli perché stiamo facendo veramente un bel lavoro. Ecco, ma un ragazzo giovane come te, che tipo di lavoro fa per sviluppare una gomma? Allora, loro praticamente si scrivono tutte le mie sensazioni che io ho riscontrato all'inizio con il vecchio partner delle gomme, con la, facevo un confronto tra le due gomme, e poi man mano le cose che dico sulla moto, se si possono migliorare di sospensioni oppure c'è un oppure bisogna assolutamente andare a intervenire sulla gomma, e allora loro possono andare a produrre un'altra come è stato fatto per il posteriore, per la Pro 1 nuova, e loro mi ascoltano molto, ecco, comunque ascoltano tutte le mie sensazioni che do durante le prove e durante i weekend di gara soprattutto, ecco. Sei impegnato oltre che nel motoestate anche nel campionato italiano velocità, anche lì stanno arrivando i primi risultati importanti. Sì, a Misano abbiamo lottato davanti, quindi è stato veramente fantastico, e le gomme si sono, cioè mi sono trovato benissimo con le gomme, la moto si è comportata benissimo, quindi è stata una bella soddisfazione anche lì. Ma Davide, penso come tutti i giovani, avrà un sogno nel cassetto. Beh, ovviamente il mio sogno nel cassetto è cercare di fare una categoria importante a livello mondiale, quindi che sia Superbike, che sia MotoGP, ecco, comunque stare in pista con i veri piloti. E come posso dire, qui al Motoestate, stando in pista con uno come Bradel Smith, ci ho lottato a Cremona fino all'ultima curva, è stata un'emozione fantastica, perché lo vedi proprio in pista, il professionista, ecco, quindi è stato veramente bello.